questo è un racconto di Roll fatto a me personalmente. Mi dice Roll, forse l'ho anche scritto, infatti l'ho scritto su un pezzo su Stampa Sera, credo di allora, che non è mai stato smentito però, per cui è vero. Dice che Piero Angela è andato a trovare Roll e il racconto è di Roll. Sa che Angela è uno contro questi fenomeni. Comunque Roll dice, conoscendo Piero Angela, mi son ben guardato da avvicinarmi a lui. Dice, l'ho tenuto in casa mia nel mio salotto a distanza sempre di 3 metri. Io non mi sono mai avvicinato ad Angela. E Angela mi ha chiesto, ma è vero Roll che lei legge i libri a distanza nelle biblioteche altrui? Lui dice, sì, mi capita anche questo. Allora se lei permette, se vuole leggere, dice, se vuole scelga un libro, dice Roll, nella sua biblioteca. Lui dice, no, se permette lo scelgo io nella biblioteca di un amico. E Roll dice, mi racconta, dice, va bene. Allora Angela si alza, va al telefono e ha chiamato un suo amico a Boston. L'ha svegliato, perché credo che poi i fusi orari fossero diversi naturalmente, dice che l'ha svegliato e gli ha fatto prendere un libro a caso nella biblioteca, dice apri, però alla distanza sulla poltrona e gli ha detto, senta, il libro l'ha scelto, adesso legga, e Roll si è messo a leggere dalla poltrona, Angela ripeteva e l'altro diceva, sì è vero. Dice, non solo questo ha visto, ma quando è andato e rideva Roll, dice, intanto ha fatto una telefonata in America e ho pagato io, ha detto Roll, perché mi costava dal mio telefono. Poi dice, quest'uomo benedetto uomo, mi dice Roll, se ne è uscito di casa mia, chissà cosa gli sarà successo, aveva tutte le carte che aveva in tasca Angela, compresi i libretti di assegni, erano firmati Gustavo Adolfo Roll. Questo l'ho scritto, Angela non l'ha mai smentito, per cui è sacrosanto.